Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi vi parlo di una notizia che ieri vi ho già anticipato, semplicemente condividendo il post di Rosa D'Amato che è qui con me, ovviamente in video collegamento perché chiaramente lei è a Bruxelles, perché è una nostra europarlamentare. Io da molti anni ripeto, dobbiamo seguire con grandissima attenzione quello che avviene in Europa, perché l'80% di quello che poi l'Italia deve fare, e sottolineo il verbo deve fare, dipende da quello che decidono in Europa. Oggi, o meglio ieri, c'è stata una bellissima decisione, che adesso Rosa ci spiegherà nel dettaglio, che finalmente vede la fine di una grossa fonte di finanziamento per le fonti fossili, una grossa fonte di finanziamento pubblica, perché l'Unione Europea, lo sanno un po' tutti, ma ribadiamolo, ha tutta una serie di fondi appunto europei che fra l'altro cubano miliardi di euro. Non stiamo parlando di fondi da poche decine o qualche centinaia di milioni di euro, ma parliamo di fondi che cubano miliardi di euro che vanno a sovvenzionare tutta una serie di cose, dall'agricoltura all'industria, al turismo, eccetera, eccetera. E storicamente, negli anni scorsi una buona fetta di questi fondi andavano a finanziare anche progetti che riguardavano lo sfruttamento delle fonti fossili, l'utilizzo delle fonti fossili. Ora la decisione che Rosa ci spiegherà più in dettaglio pone fine a questa pratica, nel senso che per il nuovo periodo di finanziamento, quindi dal 2021 in poi, questo fondo che si chiama FES, Fondo Europeo Regionale, di Sviluppo Regionale, escluderà finalmente la fattispecie di tutta quella serie di impianti industriali, di tutta quella serie di infrastrutture che riguardano le fonti fossili. Ma lascio assolutamente la parola a Rosa e ribadisco i ringraziamenti a lei, ai colleghi, a tutto il Movimento 5 Stelle Europa, perché questa è una battaglia, io veramente la definisco storica, una decisione storica, perché andiamo a togliere un bel po' di ossigeno a una tecnologia che secondo noi ormai deve essere in fase, diciamo, di chiusura e per chiaramente essere sostituita dalle fonti rinnovabili e dall'efficienza energetica. Rosa, descrivici questo bel momento. Sì, abbiamo sventato una subdola azione di alcuni parlamentari che hanno ceduto alle lobby che gli hanno preparato letteralmente un bell'emendamento. Il testo originale diceva che si bannavano completamente l'utilizzo di fondi europei, quindi investimenti, sussidi per le fonti fossili, e loro hanno detto con l'eccezione di. Con l'eccezione di sono nati 3-4 punti che con maniera proprio subdola pensavano di prenderci in giro e invece andavano a finanziare, continuavano ad andare a finanziare soprattutto centrali termoelettriche, quindi ancora gas, metano, carbone, e poi con un'altra parte, in un altro comma, citando direttive europee modificate da un'altra direttiva europea, volevano in realtà finanziare la produzione di energia prodotta da discariche di rifiuti. Abbiamo quindi ottenuto un doppio risultato: non alimentiamo il business dello smaltimento in discarica e il business da fonti fossili, quali il gas, il metano e il carbone. Le discariche non saranno più finanziate se non nel caso di necessità naturalmente di bonifica e di messa in Sicurezza. sicurezza. Quindi un ottimo risultato. Questo è il mandato che il Parlamento europeo ha nell'andare a poi a discutere in trilogo col Consiglio e con la Commissione. In Consiglio adesso ci siamo noi come governo italiano, quindi chiuderemo a tenaglia. Questo è il mandato del Parlamento. In Consiglio il nostro ministro si farà sentire e nella prossima legislatura naturalmente avremo il compito arduo di portare avanti questa battaglia. Vi assicuro che non è stato facile perché la lista di voto era molto contorta, ma probabilmente tutto ciò è andato a loro discapito, perché noi eravamo già allarmati, quindi siamo stati molto attenti nel fare la lista di voto. È successo in realtà un gran caos, ma la grande maggioranza, il Parlamento europeo ha detto definitivamente no al finanziamento dei fonti fossili.
Un dato ti volevo aggiungere, tu parlavi di grandi cifre, è vero, la programmazione 2014-2020, che è quella attuale, dà a disposizione di regioni e di governi solo per il FESR di ben 280 miliardi di euro totali, ok, per i 28 paesi membri. Per l'Italia sono ben 33 miliardi, di cui 21,5 li dà l'Europa e noi dobbiamo cofinanziare per 11,8 miliardi. Quindi sono cifre importanti, naturalmente non riguardanti soltanto le fonti fosse, sono fondi strutturali, sono quelli che permettono agli enti comunali di fare rigenerazione urbana, di rifare le pavimentazioni, alle piccole e medie imprese di rinnovare la propria struttura, insomma si può fare davvero, davvero di tutto e il campo energetico non saranno più utilizzabili per le fonti fossili. È un dato importante, un segnale importante che finalmente viene da questa Europa così matrigna in alcuni casi, ma nel caso della politica di coesione dei fondi europei possiamo dire a gran voce che è materna. Sta a noi poi spingere le regioni e in questo caso noi abbiamo il ministro del Sud e il ministro anche della coesione territoriale che starà molto attenta nel loro uso, quindi un uso destinato a uno sviluppo e un'occupazione ecosostenibile. Rosa, io grazie, veramente ti ringrazio Grazie a te. moltissimo. Ribadisco per tutti quelli che ci ascoltano, dobbiamo spingere per avere maggiori informazioni dall'Europa. I telegiornali, questa notizia, io non lo so ieri se l'hanno data o meno, confesso che li guardo poco i telegiornali, anche se in realtà qui nel mio ufficio ho un telegiornale, diciamo, 24 ore al giorno sempre acceso. Però dobbiamo dare più notizie dall'Europa, ribadisco quello che fa l'Italia, così come gli altri stati membri dell'Unione Europea, dipende all'80% circa da quello che fanno in Europa. Ed è per questo che sarà assolutamente centrale il voto che faremo tra qualche mese, ormai tra pochissimi mesi, in Europa. Se vogliamo cambiare non solo l'Italia, ma l'Europa, in maniera che diventi veramente un'Europa della solidarietà, della cooperazione, dobbiamo gestire bene il nostro voto. Come vedete, il Movimento 5 Stelle, questa è solo l'ultima in ordine temporale dei grandi risultati che è riuscita a riportare. Ricordo solo brevemente che proprio nel settore energetico sono riusciti in Europa a ottenere grandissimi risultati, dando il diritto per tutti noi di autoprodurre, autoconsumare prodotta da fonti rinnovabili, quindi sono risultati storici che ci faranno cambiare questo sistema produttivo. Dobbiamo produttivo e anche proprio digitare una realtà aziendale che è quasi completamente autonoma. Il sole in un giorno ci dà l'equivalente di energia di un anno di fabbisogno mondiale, quindi dobbiamo imparare a sfruttarlo benissimo. Un domani non è utopico pensare di avere sul tetto di casa nostra tutta una serie di pannelli fotovoltaici, di averli anche a tutte le finestre, le vetrate, perché ormai abbiamo anche le pellicole che funzionano con le fonti rinnovabili, il riscaldamento con le fonti rinnovabili, l'auto che funziona con le fonti rinnovabili, ma per arrivare a questo va cambiato il paradigma. E naturalmente bisogna in primo luogo cessare di finanziare le fonti fossili. Questo fantastico risultato adesso ha uno step in più, ha un passo in avanti decisamente corposo in più. Quindi Rosa, grazie, buon lavoro, so che fra poco avrai anche tu aula e anche noi adesso andiamo a votare definitivamente un altro decreto e che devo dire? Grazie e spero di sentirti presto con ulteriori risultati. Saluta a tutti a Bruxelles. Grazie, lo farò. Grazie a tutti, grazie a te. Ciao. Grazie a tutti, grazie, ciao.